In questi giorni si torna a parlare di Oumuamua, il misterioso oggetto cosmico di cui ho già parlato in un video lo scorso anno. Se ne torna a parlare e la rete impazzisce. Sì, perché due astronomi del centro di astrofisica di Harvard, interrogandosi sulle traiettorie che in certi momenti risultano essere anomale, hanno avanzato l'ipotesi di una sua possibile origine artificiale, dunque aliena. Per chi non lo ricordasse, Oumuamua è un oggetto interstellare scoperto dal complesso di telescopi Pan-STARRS che si trova alle Hawaii. Lo studio che vi linko in descrizione ha suscitato grande entusiasmo non appena pubblicato. In poche parole, i ricercatori di Harvard, esaminando l'anomala accelerazione e l'insolita traiettoria di Oumuamua, ipotizzano che si possa trattare di un oggetto artificiale, una specie di vela solare simile a quelle ideate da Stephen Hawking per la missione verso Alpha Centauri, quando sarà inviato uno sciame di microsatelliti spinti dalla luce di potenti laser. Allora, questo strano corpo celeste di cui state vedendo una fantasiosa ricostruzione grafica è davvero un manufatto alieno che arriva chissà da dove? Bene, io non credo. Lasciamo un attimo da parte la fantasia e vediamo meglio di cosa stiamo parlando. Oumuamua è sicuramente un oggetto proveniente da lontanissimo, cioè dal di fuori dei confini del nostro sistema solare, ed è il primo corpo celeste di tipo interstellare ufficialmente registrato. La sua forma, molto allungata, porta a far galoppare facilmente la fantasia, ma è un asteroide assai simile nella sua composizione a quelli che a migliaia vagano nel nostro sistema solare, soprattutto fra Marte e Giove. Anche molti di quelli già noti del nostro sistema hanno dimensioni e forme molto strane e particolari, e Oumuamua è davvero particolare, ma anche per la traiettoria che segue. Infatti è un'orbita iperbolica. Molti astronomi sono convinti che possa trattarsi del nucleo di una cometa, perché una buona parte di esse ha orbite appunto iperboliche, eppure non si comporta come una cometa, ad esempio non ha la caratteristica coda. Oumuamua ha raggiunto il punto di massima vicinanza al Sole di 38 milioni di chilometri a settembre del 2017 e la minima distanza dalla Terra circa 24 milioni di chilometri ad ottobre dello stesso anno. Osservazioni spettroscopiche hanno rivelato uno strato di materiale organico sulla sua superficie che impedisce la sublimazione del ghiaccio che forma la famosa coda cometaria. Dice Elisabetta Dotto, ricercatrice dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, come scienziati abbiamo il compito di esplorare campi non battuti, anche avanzando ipotesi non convenzionali, ma solitamente la soluzione più plausibile è anche quella più semplice. Nel caso di Oumuamua, i suoi strani comportamenti possono essere spiegati con l'ipotesi della cometa extrasolare formata da ghiaccio e rivestita da una crosta scura di materiale organico. Quello che è davvero molto interessante è che il suo passaggio ci ha dimostrato per la prima volta che simili oggetti possono arrivare vicino al Sole proveniente da lontanissimo, portando materiale organico da un sistema planetario all'altro e consolidando così la teoria della panspermia. Quindi smorziamo le fantasie e magari dovremmo chiederci se è una cometa o un asteroide. Vi ringrazio dell'attenzione, vi saluto e vi rimando al prossimo video.